Una grande festa per un'atmosfera da fiaba, per l'evento clou delle celebrazioni per i 140 anni della prima pubblicazione delle Avventure di Pinocchio, edito nel 1883, un'opera che a distanza di quasi mezzo secolo risulta il libro italiano più diffuso e tradotto nel mondo. Una serie di celebrazioni che vanno a riscoprire l'opera di Carlo Collodi, quella che a prima vista può sembrare una favola per bambini, nasconde in realtà significati molto profondi anche per le persone più adulte. Se si comincia a rileggere nel tempo scopri che c'è una descrizione storica della storia fondamentale, una descrizione di come opera la magistratura altrettanto, una descrizione di come sono attive allora le forze dell'ordine, e tutte queste cose messe sotto forma di una favola che lì per lì uno non riflette, ma quindi andando avanti negli anni e con l'esperienza di vita che una persona, il lettore, fa nella sua vita, lo capisce ancora meglio e quando arriva in fondo si accorge che è una vera grande storia di vita. Pinocchio non sta invecchiando, anzi potremmo dire, usando un bellissimo titolo di un'opera di Giuseppe Pontigia, è un contemporaneo del futuro. Lo parafrasiamo, quello era i contemporanei del futuro. Senz'altro Pinocchio è uno dei contemporanei del futuro, perché pone un problema grandissimo, quindi non solo dentro il Pinocchio c'è l'esperienza antropologica dell'uomo, lui rappresenta anche l'automa, la creazione dell'uomo che poi assume una vita propria in un mondo di intelligenza artificiale, di robotica. Da questo punto di vista Pinocchio rappresenta un contemporaneo del futuro, quindi è un libro che ci accompagnerà nel futuro,